La Caronte Tourist inaugura oggi nella sua nuova ammiraglia Elio la stanza di Bibba, la farfalla, una stanza, un'area di giochi con un ospite d'eccezione, zia Caterina. Andiamo a intervistarla. Zia Caterina, una storia che parte da Firenze ma che gradualmente ha coinvolto tutta l'Italia. Perché ognuno di noi ha una storia da raccontare, ha un'anima che è in evoluzione, un'anima che porta delle ferite, un'anima che ha bisogno di compassione. Quindi ci si toglie gli occhiali, si guarda negli occhi chi incontri e gli racconti la verità, il tuo dolore. Il dolore è l'espressione più vera dell'essere umano. Questa stanza è una Pasqua di vita, una Pasqua di speranza, perché lo sia davvero la vostra vita. Dovete accogliere anche le vostre cicatrici. I nostri supereroi sono bambini che arrivano da lontano, da Messina, da Palermo, dalla Puglia, dalla Basilicata, e arrivano a Firenze, e a Firenze noi li incontriamo, ci prendiamo cura di noi e poi torniamo a trovarli a casa. Giochiamo con loro e li rendiamo immortali, immortali nel gioco, nei disegni, nel ricordo che segna l'anima, perché l'anima non si lascia sfuggire i dettagli, non è all'incirca un'anima, un'anima è la parte più essenziale dell'essere umano, e quindi noi li raccontiamo colorandoli, giocando con leggerezza, proprio perché vogliamo dare forza al messaggio. Condividere la passione dell'altro, metterla in gioco con la propria e camminare in verticale, non sdraiato, perché più verticale vai e più leggero diventi.